forse una banalità, però il tema delle emoticon, di come ce vengono ne dedichiamo utilizzate. Uno. C'è un tentativo di fissare degli stati d'animo preimpostati, nel senso, io posso scrivere una frase, aggiungere un emoticon al fondo per sottolineare il tono di questa frase, o aggiungerlo per mascherare invece le mie vere intenzioni. Magari dico a una persona: sei uno stronzo, metto uno smile per smorzare un po', ma in realtà lo penso davvero, oppure invece è veramente una battuta e quindi metto lo smile tanto per... C'è stato un episodio piuttosto interessante, l'ultima volta che sono stato in Cina, 2019 se ricordo bene, lì usano WeChat invece di WhatsApp, ma più o meno siamo lì, e faccio uno smile a un mio collega cinese, dobbiamo vederci per cena. Ci vediamo per cena, lo vedo un po' sulle sue, ma perché? Dice, ma mi hai dato del tonto facendomi questo smile, perché in Cina questo sorriso, non un sorriso largo ma così, che noi diciamo un sorriso medio, vuol dire dare un po' dello scemo a chi sta parlando. Questo è un tipico malinteso classicissimo tra due culture diverse, due regimi visivi anche diversi. E questo anche per dire che nel libro abbiamo due dimensioni, secondo me, che conviene sottolineare. Una è quella di lungo periodo storica. Le cose cambiano nel corso del tempo, facciamo vari esempi, anche quello del silenzio del pubblico cinematografico che evolve nel corso del tempo. E l'altra è quella tra le culture, nello stesso momento storico, tra le diverse dimensioni geografiche, possiamo dire così, e culturali. L'emoticon si presta moltissimo ai malintesi, perché anche nella stessa cultura, io mandando un emoticon col sorriso, un emoticon standard del sorriso, perché poi c'è quello grande, c'è quello piccolo, quello che c'è la lacrimuccia, vabbè, ti mando un emoticon standard del sorriso. Che cosa vuol dire? Stavo scherzando. Stavo scherzando, è una delle cause di malinteso più terrificante. Ah, te la cavi facile. Cioè, aggiungi un elemento, come dire, di spiegazione di quello che stai dicendo, che in parte devi all'interpretazione di quello che stai dicendo. Però è una tendenza che si sta presentando molto, appunto, nell'ambito del social. C'è un filtro di comunicazione che poi per forza apre a dei fraintendimenti, perché appunto, cioè, ad esempio nell'ambito del social io a volte mi permetto anche di dire delle cose che con davanti la persona non direi. Non direi. Cioè io ad una persona non direi mai davanti sei stronzo. Però che cosa faccio? Appunto io c'ho l'emoji della risata, quindi dico sei stronzo, lo penso davvero che sei stronzo, però ti metto la risatina, così tu hai l'ambiguità del dire magari sta scherzando. Sulla questione delle emoji mi era venuta in mente una cosa che di recente avevo letto, di questo bambino in Inghilterra che di 10 anni si era sentito offeso dalla faccina del nerd, degli occhiali con i dentoni. E da quello che ho capito adesso si è scatenata tutta una polemica per cui da questo bambino si vuole abolire quella faccina lì. Questa cosa deve smettere di esistere, perché non tutti quelli che hanno gli occhiali hanno i denti di fuori, ed è concepita come una cosa offensiva. Quindi mi chiedevo, c'è un limite entro il quale poi si tende a esagerare, no? Nel senso, si va già oltre a un qualcosa che in realtà è simbolico, però il significato viene completamente visto in un'altra ottica. Qualcuno può concepirlo in modo offensivo, ma mi sembra un po'... Posso un secondo? Il problema è che la comunicazione umana è ambigua. È chiaro che lo shaming è odioso, però comunque rimangono dei margini di ambiguità. Se uno vuole stabilire delle regole assolute per cui questa cosa è sbagliata e va soppressa, poi ne arriveranno delle altre che magari saranno altrettanto offensive per qualcuno, eccetera. Però c'è un problema di fondo, cioè appunto la comunicazione è ambigua e questo è un elemento essenziale. Io mi trovo di fronte a guerra in Ucraina. A un certo punto io dico a un amico: questi russi si comportano come delle bestie, e lui mi dice: hai visto che li stai disumanizzando? Perché gli stai dando degli animali e quindi li stai deumanizzando. Questa cosa della deumanizzazione sta diventando un incubo. Allora, punto uno, io gli ho detto: invece se gli do degli stronzi è meglio, visto che gli sto degli escrementi addirittura. Cioè, nel linguaggio dell'aggressione reciproca ci si dà degli aggettivi spaventosi. Tu non puoi stabilire a partire dal vocabolario che cosa sto dicendo o non dicendo, perché in molti casi anche con gli amici tu puoi usare un linguaggio estremamente pesante, perché giochi sul malinteso possibile. Ma certo che sei un bel testa di cazzo, può essere una cosa detta proprio tra amici che stanno bevendo insieme.
oppure tu gli dici sei proprio una bestia umana e può essere un insulto violentissimo e dipende di nuovo dal contesto e così via. Però questa cosa della deumanizzazione è estremamente interessante perché sta diventando uno dei luoghi comuni del nostro tempo, cioè tutte le situazioni pesanti sono basate sul negare l'umanità dell'altro. In realtà non è così, perché in molti casi le situazioni più terribili sono situazioni in cui tu giochi o vivi nell'ambiguità che il fatto comunque è un essere umano e in questo sta la tua capacità di odiarlo eccetera eccetera, e dall'altra parte che lo neghi perché è un tuo nemico e così via. Invece si sta diffondendo, come questa cosa del ragazzino nerd, un tentativo di fare un vocabolario dei buoni e dei cattivi modi di rapportarsi con l'altro. Da questo punto di vista il nostro libro è totalmente contrario, perché dice non c'è la comunicazione perfetta. Invece questi vocabolari, togliamo l'immagine del nerd, impediamo lo shaming. È chiaro che lo shaming è pesantissimo, c'è gente che si suicida per lo shaming eccetera, però non è che impedendo lo shaming in assoluto, è semmai intervenendo nella relazione che puoi giocare, non nella sintassi della comunicazione. Parliamo di emoji proprio in sé. Magari cito un autore che è Walter Ong, che scrive questo bellissimo libro Oralità e scrittura, 1982, quindi tanti anni fa. E che cosa avrebbe detto Ong in relazione agli emoji? Probabilmente è una forma di scrittura che però ha molto a che fare con l'oralità. Ad esempio Ong diceva che l'oralità è molto performativa, e quindi l'alzare i toni in una società orale tribale è una cosa perfettamente normale, perfettamente tollerabile. Forse come alzare i toni anche sui social diventano in qualche modo tollerabile e tollerato. Sei uno stronzo, ma con la faccina, tutto sommato. E di questa ambiguità, no, tra oralità e scrittura, tra uno scrittura che potrebbe essere di ritorno, c'è questa idea, secondo me, di oralità e scrittura che si incrociano e di ulteriore complicatezza, perché una volta avevamo dei codici, anche linguistici, profondamente distinti, oggi tutti questi codici sono intrecciati. Facciamo l'esempio dei messaggi vocali. Quello è l'esempio, forse l'esempio massimo di una trasformazione dei modi di comunicare. Che cosa sono i messaggi vocali? È una telefonata? No, sono asincroni. È un messaggio lasciato lì scritto? No, perché è orale. Quindi hanno una nuova dimensione, diventano non solo fastidiosi in alcuni casi, però diventano un'ulteriore complicazione, perché durante il flusso della giornata noi ascoltiamo questi messaggi orali che vanno e vengono e usciamo, entriamo in bolle, e quindi la comprensione è sempre più complicata. Qui ha a che fare anche con la, secondo me, la dimensione della quantità di comunicazione. Perché diciamo che paradossalmente c'è lo stesso effetto per una grande quantità di informazione e per una scarsissima quantità di informazione, cioè il fatto di capire poco, capirci poco. Entrambe hanno più o meno lo stesso risultato, diciamo così. E in effetti in questo flusso in cui noi siamo immessi di grande quantità di comunicazione, lì possiamo citare forse Jacobson, che abbiamo criticato nel primo capitolo, però c'è molta funzione fattica di questi messaggi orali che continuiamo ad ascoltare e inevitabilmente ci perdiamo dei pezzi. Non è che maggiore quantità di comunicazione corrisponde a più comprensione, questo lo sappiamo in maniera chiara. Sì, c'era l'elemento dell'emoticon, mi era venuto in mente parlando appunto dell'emoticon del nerd, dell'esempio di... Il fatto è che alla fine l'emoticon prende alla fine quello che è uno stereotipo di quell'elemento che io voglio inviare, quindi la faccina che ride con le lacrime e la risata a crepapelle piuttosto che il nerd, è l'idea stereotipica del nerd, il fatto di avere gli occhiali, i dentoni piuttosto che l'apparecchio. Quindi nel senso, appunto, come si diceva anche prima, l'elemento dello shaming è ovvio che dia fastidio e faccia male, però nel momento in cui si parla anche di un elemento come l'emoji che non fa altro che ripercorrere uno stereotipo di qualcosa, è difficile appunto trovare la linea di demarcazione tra il fatto di essere offensivo e il fatto di essere più un qualcosa che, come ogni stereotipo, è un'esagerazione di qualcosa. È così. Il problema è che in realtà con la moltiplicazione dei mezzi di comunicazione, perché non è vero che non ci sono più i media, ce n'è molti di più e si muovono continuamente l'uno dentro l'altro, la moltiplicazione dei mezzi di comunicazione e quindi anche delle convenzioni legate a questi mezzi, le possibilità anche di fraintendimento si moltiplicano, e d'altra parte non è che si risolvono dicendo allora aboliamo il malinteso, ma trovando dei sistemi per
capirsi anche nel momento di crisi, di difficoltà, eccetera. Allora, questa cosa di oralità e scrittura, lui diceva giustamente questo, l'ambiguità tra il messaggio vocale, eccetera. Il messaggio vocale ha assunto una funzione addirittura monumentale quando i telegiornali hanno cominciato a ritrasmettere il messaggio vocale di Giulia Cecchettina alle amiche. Perché ha assunto questo messaggio vocale, di per sé nato come un messaggio WhatsApp, semplicemente detto e non scritto, ha assunto una funzione quasi teatrale per certi versi, performativa in un modo estremo. Cioè il discorso della sorella e il messaggio vocale sono diventati i due grandi simboli, col fatto che questo messaggio vocale di Giulia Cecchettin non era nato in una situazione in cui lei pensava di essere uccisa, pensava di essere ascoltata da milioni di altre persone, e però ha cambiato senso, appunto perché ha cambiato completamente contesto. Il punto non è che ci siano dei modi giusti regolamentare, per esempio, la comunicazione con i messaggi vocali. C'è da capire in certi momenti che effetti può fare. Faccio un altro esempio banale. La comunicazione, diciamo, via social, al di là dei casi più personali, facciamo l'esempio tipico del cospirazionismo, che ha degli effetti spaventosi, indubbiamente. Però la comunicazione via social del cospirazionismo si regge su che cosa? Sul fatto che la gente parla via social con l'irresponsabilità assoluta di due ubriachi al bar. La velocità e l'irresponsabilità però resta scritta e dura, e qualcuno la può riprendere, copiare e rimandare. Quindi ha degli aspetti tipici della scrittura e degli aspetti tipici dell'oralità. Questa cosa qua come si risolve? Dicendo vietiamo il cospirazionismo online? Magari, cioè non è possibile, facendo magari delle battaglie precise contro certe forme di cospirazionismo, ma che significa sporcarsi le mani? Allora, perché dico questo? Perché secondo me questa cosa di vietare l'emoji del nerd è un modo di cercare di risolvere questo tipo di problemi della comunicazione senza sporcarsi le mani. Cioè, risolviamoli con la censura, pulendo, eccetera, eccetera. È il metodo preferito. Sembra abbastanza utilizzato. Sì, certo. Poi non è utilizzato fino a un certo punto, perché poi se ne scompare quell'emoji lì, ne compare un altro che è anche peggio. Cioè, alla fine non è una soluzione. Allora, perché la censura piace tanto? È una soluzione autoritaria. È una soluzione autoritaria e semplificante. La comunicazione imperfetta ti dice la censura non serve a un cavolo. Cioè, voglio dire, certo, l'Iran, a furia di fucilare la gente, magari qualcosa riesce a fare, però devi usare strumenti di quella portata. Se non usi strumenti di quella portata, la censura, appunto, togliamo le emoji, facciamo la cancel culture, eccetera, eccetera, non serve assolutamente a niente, perché tu a quello che vota Trump non gli togli di testa le cose che hai in testa semplicemente dicendo non devi parlare male degli omosessuali.